Un cordiale saluto e buona domenica da Simona De Santis che vi parla e da Simone Chiappetta, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta da Capizzi. Il comune siciliano, in provincia di Messina, si sviluppa sulle sponde del Simeto, nella parte meridionale del Parco dei Nebrodi, e mostra immediatamente la sua bellezza nella natura incontaminata e a tratti selvaggia. Risalendo lungo il bacino del fiume, è chiara la vocazione agreste dei Capitini, ma anche la fede e la devozione, attestate nella campagna più vicina al centro dai ruderi della Chiesa della Dolorata. Le antiche forme slanciate e le cuspidi dell'edificio neogotico si ergono al cielo e ci indicano il paese sulla cima del Monte Verna. Ci invitano a passeggiare per i vicoli del borgo, tra gli eleganti palazzi che lo caratterizzano e che raccontano la storia delle famiglie che hanno contribuito alla crescita del territorio. Proprio davanti a Palazzo Rosso, la chiesa madre di San Nicolò di Bari. Con la sua semplice facciata in pietra arenaria, ci narra secoli di cambiamenti e ci invita ad entrare per lasciarci ammirare le tre navate interne e ritrovare tra le 12 colonne monolitiche la propensione originaria per la madre di Gesù. È la cripta ipogea della chiesa, oggi area museale, a rivelare la genesi medievale della struttura e a esibire la ricchezza di una delle sale della grande volta, dipinta con immagini legate alla pietà popolare e ai racconti evangelici. Che meraviglia, Piazza San Giacomo, il cuore di Capizzi, un armonioso incontro di edifici d'epoca e di statue monumentali, antiche e moderne. Tra i portici è possibile tornare indietro nel tempo e immaginare la vita civile e religiosa degli abitanti, tra il monastero benedettino, oggi sede del municipio, e il santuario di San Giacomo Apostolo Maggiore, il luogo di pellegrinaggio più antico della Sicilia. La struttura jacobea, testimonianza dei legami stabiliti dai marchesi alle Ramici con la Terra Santa, si mostra con una facciata arricchita nel tempo da colonne, plinti, capitelli e con il campanile ricostruito sulla base originaria nel XIX secolo. Un'armoniosa e raffinata perla, insomma, per onorare l'Apostolo, figlio di Zebedeo e fratello di Giovanni. È un gioiello l'interno a tre navate, con i preziosi stucchi dorati, gli affreschi, gli altari e la raffinata ed elegante cupola centrale. Le immagini sacre e la tela di San Francesco ai piedi del crocifisso, attribuita a Benedetto Berna, aiutano a raccoglierci in preghiera e ci introducono alla liturgia di questa tredicesima domenica del tempo ordinario. Anche noi, come i tali che Gesù incontra sul suo cammino, avvertiamo forte il desiderio di sequela, ma sappiamo benissimo che mettersi al passo del Maestro vuol dire rispondere un eccomi senza se e senza ma. Pronunciare «Ti seguirò, Signore, dovunque tu vada» non è semplicemente un sentimento, il sentire di un momento particolare della nostra vita o l'emozione profonda per qualcosa di bello e misterioso che ci è accaduto, ma significa camminare con la testa sulle spalle, con il cuore e la mente prima che con i piedi, senza compromessi e senza ipocrisie. Significa prendere coscienza dei propri pregi e soprattutto dei limiti e per questo assaporare la libertà che è sempre la prerogativa dei santi. Significa anche scegliere, agli incroci nevralgici della nostra esistenza, di volgere verso Gerusalemme e quindi di abbracciare il giogo pesante della croce e talvolta, per amore, di scegliere anche il martirio.
Presiede l'Eucaristia Monsignor Guglielmo Giumbanco, Vescovo di Patti. Celebrano con lui il parroco, Padre Antonio Cipriano, e Don Pierangelo Scaravilli, vicerettore del seminario. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi, i canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Fabio Catina, all'organo il maestro Salvatore Bonina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, apriamo il cuore al Dio ricco di misericordia e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il Signore disse a Elia: ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, come profeta al tuo posto. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo spirito, non siete sotto la legge. Parola di Dio. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Tu hai parole di vita eterna.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scende un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Sorelle e fratelli carissimi, la parola proclamata e ascoltata in questa tredicesima domenica del tempo ordinario ci provoca e nello stesso tempo ci illumina. Noi siamo discepoli di Gesù, camminiamo con Lui e da Lui apprendiamo come vivere da autentici cristiani. La chiamata a seguire Gesù non riguarda qualche aspetto della vita, ma ci coinvolge in tutto e comporta un'adesione piena. Non si tratta di fare qualcosa, ma di abbandonare un tipo di cammino e iniziarne uno nuovo. Chi segue Gesù è una persona libera, che non si lascia condizionare dai rifiuti e non invoca il fuoco dal cielo. Gesù, ci ha detto il Vangelo, ha deciso fermamente di andare a Gerusalemme e manda messaggeri davanti a sé. Ma quando si avvicinano ad un villaggio di samaritani, questi non intendono riceverlo perché è diretto a Gerusalemme. Giacomo e Giovanni allora propongono di chiedere che venga giù un fuoco dal cielo e li consumi. Ma Gesù li rimprovera e cambia strada, senza però rinunciare ad andare a Gerusalemme. Il gesto di Gesù esprime una grande libertà dinanzi alle difficoltà. Egli non si lascia condizionare, ostacolare da esse nel suo cammino e nello stesso tempo rispetta la scelta di chi la pensa
diversamente da lui e dai discepoli. La testimonianza cristiana è sempre un atto di amore. Non si impone mai, non invoca il fuoco dal cielo per distruggere uomini e cose. Si nutre di libertà e di verità. Due atteggiamenti che aprono nuovi sentieri nel cuore dell'uomo. Chi segue Gesù non pretende alcuna sicurezza umana. All'esperienza del rifiuto da parte dei samaritani seguono tre incontri con persone che desiderano seguire il Maestro. Un tale dice a Gesù: «Ti seguirò ovunque tu vada». E Gesù gli risponde: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». È interessante ciò che dice quel tale: «Dovunque tu andrai, io ti seguirò». Eppure Gesù sembra non accontentarsi di questa disponibilità. Chiede ancora di più. Chiede la disponibilità a vivere senza alcuna sicurezza, senza pretendere di svolgere la missione sotto garanzia, accogliendo con fiducia la precarietà, l'imprevedibilità, i rischi dell'insuccesso, le minacce per chi avanza controcorrente. La fede del discepolo non è mai un privilegio o una marcia trionfale, ma un servizio di amore che sfida l'impossibile perché fondato sull'indubitabile fedeltà del Signore. Chi segue Gesù è aperto al futuro. Nel secondo incontro è Gesù che si rivolge ad un tale e gli dice: «Seguimi». E quello gli risponde: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». E Gesù replica: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». La risposta di Gesù è paradossale. Non si può rimandare la partenza neanche per il tempo di una sepoltura. Gesù non chiede di non rispettare il proprio padre o di non compiere nei suoi confronti i doveri di un figlio. Le parole di Gesù intendono sollecitare l'accoglienza di ciò che è nuovo nella vita e di non fermarsi solo sull'esistente. Don Mazzolari, in una omelia di Pasqua, diceva: «Ai morti la pietà, al vivente risorto l'audacia». Il vero discepolo non pensa alle cose passate, ma comunica la bellezza del nuovo che ha trasformato la sua vita. Tale atteggiamento lo aiuta a non chiudersi in schemi, in abitudini, nell'osservanza rigida di regole, ma ad aprirsi alle sorprese di Dio. Un'apertura che dona la vera gioia del cuore, senza rimpianti. Chi segue Gesù non si volta indietro. Il terzo incontro presenta un tale che manifesta la sua volontà di seguire Gesù, ma solo dopo essersi congedato dalla sua famiglia. E Gesù commenta: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Di fronte alle parole di Gesù si può rimanere sconcertati. Chiede di lasciare la casa senza neanche salutare i propri familiari. Evidentemente no. Gesù chiede di non cercare scuse per inviare la risposta alla sua chiamata. Quando Gesù chiama, bisogna rispondere subito, senza rinvii ingiustificati e senza atteggiamenti nostalgici. Chi segue il Signore non guarda indietro,
ma guarda avanti. E mentre avanza, allarga gli orizzonti e nel campo della storia, segnato dal passaggio dell'aratro, semina la speranza che genera sempre nuove ragioni di vita. Carissimi fratelli e sorelle, la parola proclamata ci chiede di essere discepoli del Signore, vivendo fino in fondo la nostra vocazione, ben sapendo che al credente non è chiesto di sbagliare, ma di osare il Vangelo anche pagando di persona. Il vero discepolo non cerca l'approvazione degli uomini, non si preoccupa del loro giudizio e nemmeno di garantirsi sicurezze secondo la logica del mondo, perché queste cose creerebbero una sorta di anestesia per preservarlo dalla sofferenza, dal senso del fallimento e collocarlo in una vita comoda e insignificante. A chi segue il Signore sono richieste libertà interiore e coraggio per vivere con verità la vocazione e rimanere fedeli al Maestro. Non possiamo essere discepoli per abitudine o per tradizione, ma perché l'incontro con il Signore ha conquistato il nostro cuore e ci siamo messi in cammino con Lui sulle strade dell'uomo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro Padre perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano all'umanità intera. Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Per la Santa Chiesa, si lasci attrarre dall'amore di Cristo per seguirlo con cuore puro e ardente. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per le famiglie che celebrano oggi il loro incontro mondiale con il Santo Padre, come chiese domestiche collaborino all'edificazione del Regno, divenendo immagine dell'amore di Dio che crea, redime e santifica. Preghiamo. Salva il popolo, Signore. Per i popoli della terra, chiamati a formare nella pace una sola famiglia umana, si sforzino di raggiungere il completo disarmo e la convivenza solidale. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore.
per quante sono provate dalla malattia e dalla sofferenza. La vicinanza dei fratelli faccia loro sperimentare la consolante presenza di Cristo, che fascia e cura le ferite di ogni uomo. Preghiamo. Per noi che partecipiamo al banchetto eucaristico, la condivisione dell'unico pane ci rafforza nell'unità e nella carità verso il prossimo. Preghiamo. Dio di bontà, che hai promesso la vita eterna a coloro che accolgono la tua parola, dona sapienza ai nostri cuori perché sappiamo sempre seguirti in ciò che ti è gradito. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei suoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te. Per Cristo, Signore nostro, e noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto, acclamando con festosa esultanza. Oh.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Guglielmo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giacomo, San Nicola e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria di secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace,
vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sei tu, Signore, l'unico mio bene, abbiamo cantato nel Salmo, e quel versetto di adesione a Dio risuona ancora nella nostra mente e nella nostra preghiera davanti a Gesù Eucaristia. Quell'amore che trasforma la nostra vita è chiaro nello spezzarsi del pane, nella condivisione, nella comunione, nella carità di chi è disposto a percorrere la strada verso Gerusalemme e donare la propria vita per ognuno di noi. Questo amore ci coinvolge e ci impone di seguire il Cristo non con la forza di un comando, ma con l'energia contagiosa del bene. Questo amore ci invita alla gratuità della sequela, al sacrificio e alla libertà. Ci chiede di investire tutta la nostra esistenza condividendo fino in fondo il calice della sua volontà. Thank you.
Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangono per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Prendiamo la pace. Di Gesù verso Gerusalemme. C'è carità in quel percorso che divide il Messia dal suo destino ultimo. E si racconta misericordia in quei chilometri di strada, non solo spaziale, ma soprattutto spirituale, in quegli incontri occasionali che casuali mai non sono, e in quella chiamata alla sequela radicale, totale, che è richiesta a quei tali senza nome che il Maestro incrocia sul suo cammino e che è rivolta anche ad ognuno di noi, che con i nostri pregi e i difetti vogliamo seguirlo dovunque vada. C'è scritto il nostro nome nella vocazione quando siamo capaci di tagliare con le abitudini, i compromessi, con il passato comodo. È scritto il nostro nome nella vocazione quando sappiamo rinunziare e superare il distacco. È scritto il nostro nome nella vocazione quando nella libertà vinciamo la pigrizia e l'egoismo e ci doniamo totalmente agli altri. Termina qui il nostro collegamento da Capizzi. Vi salutano Simona De Santis che vi ha parlato, il regista Simone Chiappetta, il responsabile del programma Gianni Epifani e la squadra Rai di Riprese Napoli Esterna 3. Arrivederci a domenica prossima 3 luglio per la Santa Messa che sarà trasmessa dal santuario di San Lucido in Acquara in provincia di Salerno. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma Sua Immagine. A tutti voi una buona domenica di festa. A Gianni Epifani, responsabile della messa, a Simone Chiappetta che ha curato la regia, Simona De Santis che abbiamo ascoltato appunto nel commento. Eccoci pronti, come dicevamo, per questa seconda parte della nostra trasmissione, in attesa di collegarci con Piazza San Pietro e partecipare alla preghiera dell'Angelus con il Santo Padre. Decimo incontro mondiale delle famiglie, questo è il tema di questa seconda parte. Eh sì, perché dal 22 al 26 questo importante incontro per sottolineare la bellezza della famiglia, la vocazione alla famiglia anche come via di santità. Parleremo di tutto questo, della bellezza, ma anche delle difficoltà della famiglia con Fra Marco Vianelli, direttore dell'Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della Famiglia, e in studio una famiglia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di questa domenica ci parla di una svolta. Dice così:
mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Così inizia il grande viaggio verso la città santa, che richiede una speciale decisione perché è l'ultimo. I discepoli, pieni di entusiasmo ancora troppo mondano, sognano che il Maestro vada incontro al trionfo. Gesù invece sa che a Gerusalemme lo attendono il rifiuto e la morte. Sa che dovrà soffrire molto e ciò esige una ferma decisione. Così Gesù va con passo deciso verso Gerusalemme. È la stessa decisione che noi dobbiamo prendere se vogliamo essere discepoli di Gesù. In che cosa consiste questa decisione? Perché noi dobbiamo essere discepoli di Gesù sul serio, con vera decisione, non come diceva una vecchietta io conobbe, cristiani all'acqua di rosa. No, 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 cristiani decisi. E per capire questo ci aiuta l'episodio che l'Evangelista Luca racconta subito dopo. E andavano in cammino un villaggio dei Samaritani, avendo saputo che Gesù era diretto a Gerusalemme, che era la città avversaria, non lo accoglie. Gli apostoli Giacomo e Giovanni, sdegnati, suggeriscono a Gesù di punire quella gente facendo scendere un fuoco dal cielo. Gesù non soltanto non accetta la proposta, ma rimprovera i due fratelli. Essi vogliono coinvolgerlo nel loro desiderio di vendetta e lui non ci sta. Il fuoco che lui è venuto a portare sulla terra è un altro. È l'amore misericordioso del Padre. E questo, per far crescere questo fuoco ci vuole pazienza, ci vuole costanza, ci vuole spirito penitenziale. Giacomo e Giovanni invece si lasciano prendere dall'ira. E questo capita anche a noi, quando pur facendo del bene, magari con sacrificio, anziché accoglienza troviamo una porta chiusa. Viene allora la rabbia. Tentiamo perfino di coinvolgere Dio stesso, minacciando castighi celesti. Gesù invece percorre un'altra via, non la via della rabbia, quella della ferma decisione di andare avanti, che lungi dal tradursi in durezza implica calma, pazienza, longanimità, senza tuttavia alimentare e allentare l'impegno di fare bene. Questo modo di essere non denota debolezza, no? Ma al contrario, una grande forza interiore. Lasciarsi prendere dalla rabbia e delle contrarietà è facile, è istintivo. Ciò che è difficile invece è dominarsi, facendo come Gesù che, dice il Vangelo, si mise in cammino verso un altro villaggio. Questo vuol dire che quando troviamo delle chiusure dobbiamo volgersi a fare il bene altrove, senza recriminazioni. Così Gesù ci aiuta ad essere persone serene, contente del bene compiuto e che non cercano le approvazioni umane. Adesso domandiamoci noi, a che punto siamo? A che punto siamo noi? Davanti alle contrarietà, alle incomprensioni, ci rivolgiamo al Signore, gli chiediamo la sua fermezza nel fare il bene? Oppure cerchiamo conferme negli applausi, finendo per essere aspri e rancorosi quando non li sentiamo? Quante volte, cosciente o senza coscienza, cerchiamo gli applausi, l'approvazione altrui? E noi facciamo per gli applausi? No, non va quello. Dobbiamo fare il bene per il servizio e non cercare gli applausi. A volte pensiamo che il nostro fervore sia dovuto al senso di giustizia per una buona causa,
ma in realtà il più delle volte non è altro che orgoglio, unito a debolezza, suscettibilità, impazienza. Chiediamo allora a Gesù la forza di essere come Lui, di seguirlo con ferma decisione in questa strada di servizio, di non essere vendicativi, non essere intolleranti quando si presentano difficoltà, quando ci spendiamo per il bene e gli altri non lo capiscano, anche quando ci squalificano. No, silenzio e avanti. La Vergine Maria ci aiuti a fare nostra la ferma decisione di Gesù di rimanere nell'amore fino in fondo. Angelus Domini, nunc abit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E bellum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo modo, Domine, mentibus nostri si infunde, Uti angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque tusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Ecuador. Sono vicino a quel popolo e incoraggio tutte le parti ad abbandonare la violenza e le posizioni estreme. Impariamo, solo col dialogo si potrà trovare, spero presto, la pace sociale, con particolare attenzione alle popolazioni emarginate e più poveri, ma sempre rispettando i diritti di tutti e le istituzioni del Paese. Desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari e alle consorelle di Suor Lucia dell'Orto, piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucault, uccisa ieri a Port-au-Prince, capitale di Haiti. Da 20 anni Suor Lucia diceva là, dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Affido a Dio la sua anima e prego per il popolo haitiano, specialmente per i piccoli, perché possano avere un futuro più sereno, senza miseria e senza violenza. Suor Lucia ha fatto la sua vita un dono per gli altri fino al martirio. Saluto tutti voi, romani e pellegrini dell'Italia e di tanti paesi. Vedo bandiera argentina e con mio connazionale, li saluto tanto. In particolare saluto i fedeli provenienti da Lisbona
gli studenti dell'Istituto Notre Dame de Saint-Croix de Neuilly in Francia e quelli di Telf in Austria. Saluto la Corale Polifonica di Riessi, il gruppo di genitori di Rovigo e la comunità pastorale Beato Serafino Mazzorone di Magnanico. Vedo che ci sono bandiere dell'Ucraina. Lì in Croina continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore, non dimentichiamo questo popolo afflitto dalla guerra. Non dimentichiamolo nel cuore e con le nostre preghiere. Vi auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.